Anche quest'anno ripetiamo l'appuntamento con Risuonano i Musei, un appuntamento molto importante perché è all'interno di un processo per far rinascere il Museo del Palazzo Malatestiano e renderlo sempre più vivo e attivo nella città. In collaborazione con il Fano Jazz Network, il 28 e il 30 dicembre due appuntamenti da non perdere. Il 28 dicembre Anais Drago con il suo spettacolo Minotauro riempirà le sale della Pinacoteca del Palazzo Malatestiano di musica attraverso violino acustico ed elettrico e manipolazioni elettroniche. Uno spettacolo molto suggestivo, molto particolare da non perdere, vi invitiamo a partecipare. Non ci saranno prenotazioni perché ci sono solo posti in piedi, proprio per ascoltare e osservare in contemporanea quelle che sono le opere d'arte racchiuse e custodite nel nostro museo. Quindi non mancate, alle ore 19 ci saranno due spettacoli, ognuno da mezz'ora. Dopo il 28, il 30 sarà l'ultimo appuntamento di Risuonano i Musei. Il 30, questa volta, ci sarà il sax di Milo Lombardi, uno spettacolo suggestivo. Anche in questo caso siamo in collaborazione con il Fano Jazz Network e anche in questo caso ci saranno due spettacoli da mezz'ora l'uno. Potrete ascoltare la musica suggestiva del sax che avvolgerà tutte le sale e i suggestivi quadri racchiusi in queste sale e conoscere meglio il Museo del Palazzo Malatestiano. Del resto gli spettacoli di Risuonano i Musei sono fatti proprio per questo, per avvicinare, far conoscere sempre meglio il nostro museo. E fa parte tutto di un percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno, nel Natale del 2022, che proseguiamo e in cui raccontiamo quello che è il museo e il percorso che può fare per essere rilanciato. All'interno di questo abbiamo predisposto la mostra del Perugino, abbiamo presentato quello che è il progetto per il nuovo museo, è tutto parte di uno stesso progetto che serve alla città per riscoprire quella che è l'istituzione museale e valorizzarla. Quindi non mancate!